Ciao ragazze, finalmente rieccomi qui a girare il topo della settimana, sempre in collaborazione con Federica, Dery Bruno qui su YouTube. Come sempre vi lascio giù nell'info box il link al canale della mia amica Fede. Allora, questo qui sarà un topone invece che un topo, ma perché racchiude tutti i prodotti che ho utilizzato anche settimana scorsa, perché comunque il topo non l'abbiamo girato e quindi è un topone, quindi tutti i prodottini che ho utilizzato di più in queste 2 settimane. Allora, inizio subito con le palette. E vi faccio vedere queste 2 palette qui. Ormai questa della Beach Cosmetics, secondo me, me la mangio anche a colazione, ma davvero la utilizzo sempre perché all'interno contiene tutti i colori che servono sia per i make-up classici da tutti i giorni, ma anche per dei make-up particolari. Infatti ha tutti questi colori qui, shimmer. È stupenda questa palette, l'adoro. Infatti mi sono truccata anche oggi con questa palette qui, ma è inevitabile davvero, è stupenda, davvero stupenda. E quindi questa qui, non mi dilungo più di tanto su questa palette, ma perché davvero, cioè, ve ne ho fatte 2 palle appese. La potete trovare sul sito della BH Cosmetics, è inutile dirvelo, insomma. E poi ho usato questa palettina qui della P2, in particolare i soliti 2 colorini, i marroni. Questa qui è quella da 18, se non sbaglio, la palettona della P2. Non so se è un'edizione limitata o la potete trovare perché è stato un regalo della mia amica Mara. E ho usato in particolare questi 2 marroncini qui mischiati. Davvero molto molto bella questa palette, ha davvero dei colori molto molto particolari, stupenda, davvero stupenda. Infatti ha colori sia shimmer che matte, però matte ne ha soltanto 3 se non erro, poi ha sia colori shimmer che satinati. Va bene. Poi, cos'altro ho utilizzato? Ho utilizzato a manetta questo correttore qui della Collection Professional. Infatti, è quasi finito, cioè ne è rimasto davvero uno sputo, purtroppo. Ma è davvero buonissimo, mi è piaciuto davvero tanto come correttore ed è un correttore liquido in penna, come potete vedere. Mi scuso se guardo l'anteprima del video perché una ragazza pure me l'ha scritto nei commenti che do i nervi, ma ho problemi con la webcam perché il mio video ogni tanto va a scatti e lo controllo perché davvero non so come caspita risolvere questo problema qua con la webcam, davvero perdonatemi ragazze. Poi, sempre per quanto riguarda la base, sono 2 prodottini nuovi che mi hanno mandato per testare in anteprima un'azienda americana ed è la Nika K New York e l'eyeliner in penna, sempre della Nika K ed è l'artliner pen. Di questi 2 prodotti vi ho già girato il video o le prime impressioni della Nika K New York, quindi ve ne parlo meglio in quel video lì. In particolare adoro e sto adorando la BB Cream ed è quella che mi vedete sul viso, è davvero fantastica. Non mi dilungo più di tanto perché sennò vi parlo sempre delle stesse cose, quindi quando vi caricherò il video della Nika K, parlerò anche di questi prodottini qui. Comunque, prime impressioni ottime davvero. Poi ho usato in queste 2 settimane per i trucchi nude perché solo il fine settimana ultimamente sto prendendo a truccarmi con ombretti, eccetera, eccetera. Solitamente mi trucco, faccio davvero dei trucchi molto molto semplici, l'avete visto anche dalle foto che vi ho postato. Ho usato questo mascara della JGuess Beauty ed è il Volume Mascara. Questa marca qui arriverà anche in Italia ed è una marca americana. Vedete, questo è lo scovolino, molto molto carino.
E mi ci sono trovata davvero bene con questo mascara qui. Lo utilizzo per i trucchi, vi ripeto, da tutti i giorni. E per dare un effetto ancora più drammatico, utilizzo in combo con questo qui anche le fibrettine che vi ho fatto già vedere in altri video, le fibrette per il mascara, e ho sia l'effetto volume che allungante alle ciglia. Poi, cos'altro ho utilizzato? Per il look più soft sto utilizzando il kit per sopracciglia come oggi, che vedete le mie sopracciglia un pochettino più soft, della Wet n Wild, ed utilizzo sia questa polvere qui scura che la chiara, che la utilizzo solo davanti per fare la sfumatura. E ho ripreso ad utilizzare questo kit qui, che comprai il mio primo anno di Cosmoprof, e sono troppo troppo contenta. Questo qua, se non sbaglio, tiene anche un cassettino, che ovviamente io con le unghie non vi so aprire. Aspettate, ci sono riuscita. Ed ha lo specchietto, molto molto carino e facile, insomma, da trasportare, insomma. Io che mi specchio, è bellino. Mi ricordavo che avevo un vano, ma non mi ricordavo se aveva le pinzette o altre cose all'interno. Comunque, un topo. Sono contenta di averla riutilizzata, questa palettina qua. Io adoro la Wet n Wild. E per chi ha la Wet n Wild nella propria città, vi consiglio di provare questo kit perché le polveri sono molto molto scriventi e ha anche la cera, che è molto molto buona. Infatti, vedete, ha il buchino. E ha poi la pinzettina all'interno per le ciglia e il pennellino. Molto molto pratico e si mette in borsetta, è facile, insomma, da trasportare. Poi sto amando alla follia Pulp di Mulac. Mi ho fatto due palle appese con questo rossetto qua, ma è inevitabile, raga, è stupendo. La gente quando lo indosso qui a Salerno, nella mia città, mi guarda tipo sconvolta, ma me ne fotte un cazzo, detto proprio finemente. È il top. Ha un odore buonissimo, cioè io non capisco perché hanno criticato l'odore di questi rossetti di Mulac. Cioè, ha un odore molto molto buono, molto dolce, a me piace, poi non so. Proprio bello, me lo sniffo proprio, è completamente matto, dura un botto e ha un colore unico secondo me. Davvero stupendo. Ho preso soltanto Palpo perché era quello che bramavo da quando la Sindina pubblicò la foto con questo rossetto viola. Cioè, io rimasi scioccata quando ho visto la foto di questo rossetto ed è quello che ho preso. Dei rossetti Mulac mi piacciono anche gli altri colori, però vi ripeto, Palpo mi è entrato nel cuore appena la Sindina aveva pubblicato la foto anteprima dei rossetti. E nulla, Palpo è Palpo, è stupendo, davvero stupendo. Poi, cos'altro ho utilizzato? Allora, vi volevo far vedere questo eyeliner qui, non perché l'ho utilizzato spesso durante questa settimana, ma perché quando l'ho indossato, tante ragazze mi hanno chiesto che eyeliner era. Ed è il Kiko Tropical Waterproof Eyeliner, ed era dell'edizione limitata di Kiko, quella lì estiva, che c'era sia azzurro che marrone. Questo qui è un regalo della mia amica Fede, Deri Bruno, ed è stupendo, davvero stupendo. Stupendo, e ve lo faccio vedere sbocciato. Ci metterò 3 ore a toglierlo, ma non fa niente. Vedete, questo è il colore dell'eyeliner. Quando l'ho messo per il look, quello lì da per il matrimonio, tante di voi mi hanno detto: ma che eyeliner è? Ma com'è bello? Dove l'hai preso? Ed è questo qua della Kiko, raga. Non so se lo potete trovare in sconto ancora sul sito di Mulac di Kiko, però è questo della Tropical. Della penso edizione limitata tropica. E poi sempre come prodottini cremosi, allora ho utilizzato il Long Lasting Lustrous e Shadow, sempre un regalino della mia amica Fede,
una beauty adoption nel colore questo qui borgogna marrone, non ve lo so descrivere molto bene, ed è praticamente un ombrettino tipo mousse cremoso a lunga durata, davvero fantastico. Io lo utilizzo solo su tutta la palpebra, una riga leggera di eyeliner, ciglia finte se volete o abbondante mascara, estate perfette. E poi ho utilizzato questo vamp qui di Pupa, ed è il 100, che ho rianimato perché si era seccato con l'olio di argano. Infatti, se vedete questo buco, è perché ci ho girato l'olio d'argan dentro per cercare di ravvivare il prodotto, ed ha funzionato. Perché anche questi qua di Pupa si sono fatti un cesso, nel senso che si sono seccati, sono fatti proprio brutti. E se vedevo che quando lo andavo a stendere se ne cadevano a pezzettini. E ho visto un video di Camilla Milanesi dove praticamente parlava di questa tecnica dell'olio di argan dentro a questi ombrettini qua, e quindi sto rianimando i vari ombrettini in crema. Poi, come ultimi prodotti, sono due blush, ed è il primo un blush di Essence in edizione limitata, ed è il Cookies and Cream. Infatti se lo trovate in qualche gruppo che lo vendono, io vi straconsiglio di acquistarlo perché guardate qua, è bellissimo. Non è per nulla polveroso ed è molto molto luminoso, infatti potete anche evitare di mettere l'illuminante perché è davvero super molto molto bello. Ed ha un altro blushino di edizione limitata, mi scuso se non sono reperibili, però raga è il top questo, ed è il P2 Dress Code Happy, che è un'edizione limitata, non so di quanto tempo fa la P2, il packaging raga che ve lo dico a fa è favoloso, ed è fatto con questi colori qua, molto molto scrivente e luminoso anche lui. Come un imbecille, ecco qua. L'avevo fatto sopra lo swatch del corallo. Vedete, sono molto molto luminosi. E sto utilizzando, diciamo, questi blush qui perché, essendo molto luminosi, sono molto, cioè, molto sbrigativa la cosa. Vi mettete solo il blush senza che andate lì a mettere illuminante o quant'altro, insomma. E niente, ragazze, questo è quanto. Io vi mando un bacio fortissimo, mando un bacione fortissimo alla mia amica Fede e ci vediamo prestissimo settimana prossima con il topo della settimana. Un bacione, ciao ragazze!